Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video parleremo di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban e di Newt Scamander e di come esso si sia visto all'interno della mappa del Malandrino per pochi secondi. Adesso conosciamo Newt Scamander come l'amabile protagonista di Animali Fantastici. Newt è un famoso magizoologo e autore di Animali Fantastici Dove Trovarli, un libro che delinea lo studio delle creature magiche. Newt stesso una volta ha descritto la sua professione come segue: ho visitato tane, cunicoli e nidi nei cinque continenti, ho osservato le curiose abitudini delle creature magiche, sono stato testimone dei loro poteri, ho guadagnato la loro fiducia e in qualche occasione le ho picchiate con il mio bollitore da viaggio. Conosciamo Newt abbastanza bene tramite nuovi film. Tuttavia, una cosa che ho sempre trovato interessante è che Newt sia apparso, seppur per pochi secondi, sulla mappa del Malandrino nel prigioniero di Azkaban. E questo era molto prima che lo conoscessimo in Animali Fantastici. Quindi, cosa ci faceva Newt sulla mappa? Dopotutto, è stato espulso molto prima che rinascesse. Quindi, come mai la mappa indicava il nome di Newt all'interno della scuola? La mappa è descritta come segue: la magia usata nella creazione della mappa è avanzata e impressionante. Include l'incanto Homunculus, che permette al possessore di tracciare i movimenti di ogni persona nel castello, ed è stata anche incantata in modo da respingere per sempre la curiosità delle loro nemesi. Tenendo tutto questo a mente, voglio esplorare varie teorie mie e dei fan sul perché Newt fosse effettivamente sulla mappa. La prima è che Newt stesse facendo visita a Silente, visto che i due in vita sono stati molto amici e Silente è anche stato suo professore ad Hogwarts. Quando venne espulso, infatti, Silente era il professore di Newt e fu l'unico che cercò di impedire la sua espulsione. Avevano stretto un'amicizia profonda e quindi potrebbe avere senso il fatto che Newt andasse a trovare un vecchio amico. L'altra teoria è che Newt fosse all'interno di Hogwarts per aiutare a salvare Firobecco. Uno degli eventi chiave del film, infatti, era l'esecuzione dell'ippogrifo. Ed è del tutto ragionevole aspettarsi che Newt abbia un interesse speciale per Firobecco. Newt, come sappiamo, è un amante di tutti gli animali e l'ingiusta condanna a morte di Firobecco potrebbe aver attirato la sua attenzione. Inoltre, la madre di Newt era un'allevatrice di ippogrifi, quindi avrebbe perfettamente senso che fosse interessata a questa situazione. Newt ha dedicato tutta la sua vita alle creature magiche, quindi potrebbe essere normale che si presenti per fermare l'esecuzione, qualora fosse possibile. La terza teoria è che Newt fosse ad Hogwarts per visitare suo nipote Rolf. Rolf era solo un anno più giovane di Harry e frequentava Hogwarts nello stesso periodo del Golden Trio. Una volta adulto, sarebbe stato colui che avrebbe sposato Luna Lovegood. Queste teorie potrebbero essere tutte vere, ma il problema principale è che presuppongono che Newt fosse ancora vivo. Alcune fonti, infatti, affermano che Newt ha vissuto solo fino all'anno 91-92. Questo significherebbe che era già morto nel momento in cui Harry ha messo le mani sulla mappa. Se Newt fosse effettivamente morto, allora l'unica spiegazione per la sua comparsa sulla mappa è che si sia trasformato in un fantasma. Nei film ci sono diversi casi in cui i fantasmi appaiono sulla mappa e quindi potrebbe avere perfettamente senso. Coloro che decidono di tornare nel mondo mortale come fantasmi lo fanno perché hanno delle questioni in sospeso. Nel caso di Newt, se sia effettivamente diventato un fantasma dopo la morte, credo che fosse perché aveva degli affari in sospeso con le creature magiche. E visto che era così devoto al suo lavoro, posso immaginarmelo lì a gironzolare nei paraggi per portare a termine la sua missione. Se non fosse questo il caso, allora potrebbe essere solo un piccolo easter egg per prepararci a colui che avremo conosciuto poi nei film di Animali Fantastici. E questo è tutto per il video di oggi. Quali sono le vostre teorie sul perché Newt è apparso nella mappa del Malandrino? Fatemelo sapere qui nei commenti. E come sempre, grazie a tutti per l'ascolto.